Grazie Eccellenza, sarò molto breve. Dunque, come si fa a non essere d'accordo con un progetto relativo al biologico, con l'obiettivo di fare di San Marino una Repubblica Bio? Noi siamo assolutamente d'accordo e in questi anni abbiamo presentato progetti, presentato proposte proprio per arrivare a, diciamo, a questo obiettivo, che quindi ci sentiamo di condividere, perché è un obiettivo nobile che parla di salvaguardia della salute, che parla di salvaguardia dell'ambiente, è un nuovo incentivo per le imprese, anche per l'enogastronomia, quindi per il turismo, quindi ha tutta una serie di aspetti positivi che coinvolgono il sistema a tutto tondo, a 360 gradi. Quindi il riferimento del segretario non può che essere accolto, diciamo, benevolmente, però, come abbiamo già detto tante volte, c'è un vizio di fondo, più di uno in realtà. Non è la prima volta che lo rileviamo e la portiamo all'attenzione anche dell'Aula, perché creare un paese biologico non significa solamente convincere gli agricoltori a non usare i pesticidi, non significa solamente mettere un'etichetta alla fine del processo, ma bisogna creare le condizioni affinché il paese sia pronto ad accogliere il biologico. Cosa intendo? È inutile che gli agricoltori non usino i pesticidi se poi le sementi e gli stessi agricoltori lavorano in un territorio fortemente inquinato. Questo argomento è stato portato molte volte all'attenzione di quest'Aula. San Marino non ha dei dati adeguati e un monitoraggio adeguato sul territorio rispetto a acqua, terra e aria. I dati che ci arrivano, quelli più aggiornati, ci arrivano da fuori e sono tutt'altro che confortanti. Sono dati che dovrebbero indurci immediatamente a prendere dei provvedimenti. Abbiamo detto più volte, la qualità dell'aria in tutto il territorio è monitorata da una centralina che passa da Serravalle ad Acquaviva e da Acquaviva a Serravalle. Per contro, da fuori, l'Agenzia Europea per l'Ambiente ci dà dei dati molto gravi, molto importanti sulla presenza di particolato fine, che la nostra centralina comunque non monitora, e ci spiega quali sono anche i danni relativamente all'essere umano e alle coltivazioni relativi al particolato fine. Stessa questione per l'acqua, paghiamo multe salatissime ogni anno per l'inquinamento dei nostri fiumi. Non solo, un paio di anni fa dei cittadini sammarinesi, dei tecnici, avevano organizzato una serata proprio sull'acqua per spiegare, diciamo, tutto il processo, i processi relativi all'acqua e l'importanza anche economica che ha per un territorio. All'interno di questa serata, quindi, questi cittadini che si presentavano come tecnici, quindi di diverse estrazioni e anche di diverse età, hanno sottolineato come anche i dati presenti in alcuni casi a San Marino siano incongruenti, perché all'interno di un testo, nella parte espositiva, si dice che i dati sono nella norma e quindi bisogna stare tranquilli, poi se si vanno a vedere i numeri invece non c'è nulla da stare tranquilli. Quindi agire sul monitoraggio e agire sulle cause dell'inquinamento è sicuramente una condizione sine qua non per poter parlare di biologico a San Marino, altrimenti diventa solamente uno slogan anche questo. E, d'altro canto, in questa legislatura si è mancato di andare ad incidere anche dal punto di vista degli insediamenti produttivi sulla possibilità di portare una trasformazione, appunto, che non sia solo la riconversione dell'agricoltura, ma anche una riconversione dell'intero sistema economico, perché se abbiamo aziende fortemente inquinanti, ovviamente vanno a incidere anche sull'agricoltura. E quando anche la nostra coalizione aveva proposto degli interventi molto importanti per disincentivare l'inquinamento da parte degli insediamenti produttivi, si è inteso non accettarli, con la conseguenza che abbiamo delle industrie che continuano a inquinare perché le sanzioni che pagano sono talmente basse che a loro conviene inquinare piuttosto che riconvertire tutta la loro produzione. E questi non sono aspetti secondari, sono aspetti primari, perché altrimenti ci troveremo a dire che abbiamo una Repubblica Bio solamente perché magari gli agricoltori non usano più pesticidi, e già sicuramente sarebbe un ottimo passo avanti, assolutamente. E mettere un bollino alla fine del processo, che però non tiene conto di tutte queste altre problematiche che ci sono, non sono peregrine, non sono inventate, sono state riportate più volte, le statistiche sono pubbliche, e che richiedono un'azione adesso, non tra sei mesi. Sono già problematiche che noi portiamo da un anno, quindi già si è perso un altro anno.
E noi siamo assolutamente disponibili a lavorare, a condividere tutte le informazioni che abbiamo a disposizione, perché, ripeto, l'obiettivo di avere una Repubblica bio è assolutamente condivisibile e le dimensioni territoriali lo consentono. Però bisogna creare tutte le condizioni affinché quel bio sia reale e non solamente una bandiera da sventolare. Grazie. È iscritto a parlare il consigliere Stefano Canto. Sì, grazie Eccellenza. Ma anche noi della Democrazia Cristiana chiediamo che crediamo che